Una borsa internazionale del turismo religioso a Pagani, questo è uno dei prossimi ambiziosi progetti che l'amministrazione sta cercando di portare avanti. Si iniziano i lavori per questo grande evento. Ma ricreare appunto questa borsa qui nell'agro Nocino Sarnese in provincia di Salerno, un'idea partorita a suo tempo dal presidente del Consiglio Comunale, consigliere provinciale Massimo D'Onofrio, e condivisa in pieno dal nostro presidente della provincia di Salerno, che non perde occasione per promuovere il territorio della provincia di Salerno, le tante risorse, le tante opportunità che ci sono da, tra virgolette, da sfruttare. Quindi una idea che sta prendendo corpo giorno dopo giorno, e sono convinto che con il sostegno, con il supporto degli altri sindaci dell'agro Nocino Sarnese, con le Proloco e con le associazioni che si occupano di turismo, alla fine potremo fare qualcosa di interessante qui nell'agro e in provincia di Salerno. È un primo passo importante che chiaramente può determinare per questo territorio una svolta in termini di flussi turistici religiosi, visto che ne parliamo da anni. Questa amministrazione ha predisposto oggi tutta una serie di opportunità, di infrastrutture e anche di risorse logistiche per poterci consentire di ospitare il turismo e anche una grande fiera del turismo, la Borsa del Turismo, che è un grande evento culturale, sociale, economico e turistico in questa città e nell'agro, proprio per dare un nuovo impulso a questi territori. Chiaramente tutto ciò all'insegna di una rigenerata voglia di fare politica, di fare amministrazione, di governare il territorio, che come sapete, diciamo, a Pagani mancava da diverso tempo, e quindi anche all'insegna di questa voglia siamo partiti velocemente per dare subito segnali di sviluppo in questo territorio, ma anche perché vogliamo mettere le basi di una crescita economica ed occupazionale che resta la priorità della nostra amministrazione.